Allora, secondo me abbiamo approcciato la partita un po' con timore, con paura, ma anche perché sapevamo l'importanza della partita. Con l'andare dei minuti abbiamo preso un po' più confidenza e siamo stati bravi e fortunati a ribaltare il risultato. Ci ha aiutato, è inutile nascondersi, ci ha aiutato perché ci ha permesso, insomma, gli ha levato un punto di riferimento importante davanti e ci ha liberato a noi in fase difensiva, siamo stati più sereni, tra virgolette. Assolutamente no, niente di particolare, gli ho solo detto che secondo me questo risultato si poteva ribaltare con un po' più di serenità e di aggressività. Eravamo un po' sulle gambe, timorosi anche dal punto di vista fisico. Assolutamente, ne sono convinto, lo spero vivamente perché questi ragazzi si allenano bene, sono un bel gruppo e avevano bisogno di gioire insieme. La voglia di allenare, di mettersi in discussione, ho fatto 2 anni di juniores, ho fatto 1 anno da secondo allenatore e penso che era arrivato il momento di mettersi in gioco. Non avevo, diciamo, non ho talmente tanta esperienza da permettere anche alle altre società di mettermi in difficoltà nella scelta. È arrivato il Gardolo e non ci ho pensato su 2 volte, anche perché conoscevo l'ambiente che ti lascia lavorare serenamente. Secondo me, come prima esperienza era giusta questa scelta. È molto più difficile, sì. Io ho fatto il salto, ho smesso 3 anni fa, ho fatto il salto con le giovanili, è completamente diverso allenare una prima squadra, anche dal punto di vista emotivo. Le partite contano di più, i punti contano di più, e hai a che fare con persone adulte, anche le scelte, secondo me, devi essere capace anche di giustificarle con ragazzi che lasci fuori, ragazzi che fanno sacrifici anche durante la settimana. Il coraggio lo mettiamo per salvarci.